Siamo con Paola Visentini, oggi sarà una delle relatrici del Future Forum. Si parlerà di accessibilità dei luoghi pubblici e dei luoghi pubblici turistici in particolare, e quindi lei può portare una testimonianza in tal senso. Sì, posso portare una testimonianza perché da luglio del 2016 abbiamo ottenuto un finanziamento di 318.000 euro dalla Comunità Europea insieme ad altri 13 partner per un complessivo di 2,7 milioni di euro dedicati completamente all'accessibilità dei musei piccoli e medi del centro Europa. Quindi in questo progetto sono coinvolti il Museo Archeologico di Udine, il Museo di Weimar, di Pola, di Pirano, di Steyr e di Cracovia. Questo gruppo, questo grosso folto gruppo di partner lavora complessivamente insieme a università, insieme agli stakeholders per trovare dei criteri per rendere accessibili i musei. Noi abbiamo presentato le nostre azioni pilota il 9 di novembre scorso, le abbiamo lanciate con una mostra che è stata prorogata il 22 di aprile, che si chiama Donne, Madri e Dee in Castello. Abbiamo cercato di rendere accessibile da vari punti di vista il castello e il museo archeologico con una serie di dispositivi che vengono comunque accompagnati da un personale che è stato formato appositamente. L'ultima cosa, ci può fare degli esempi insomma su queste tipologie di accessibilità? Beh, abbiamo lavorato per quel che riguarda il castello sull'orientamento, perché come immaginerete un castello è un edificio articolato, complesso, quindi prevede un orientamento che deve essere autonomo, quindi mappe di orientamento sia visuotattili che cartacee, in italiano e in inglese. Abbiamo cambiato la segnaletica esterna, la segnaletica interna in italiano e in inglese, abbiamo delle app che consentono di visitare soprattutto il museo archeologico. Insomma, abbiamo fatto tutta una serie di interventi che non sono proprio infrastrutturali, sebbene siamo intervenuti anche sul bagno che abbiamo completamente restaurato, diciamo, il bagno per le persone disabili, che abbiamo voluto chiamare bagno per tutti, proprio perché non, il nostro museo deve essere un museo per tutti, non un museo per categorie di persone. Ecco, diciamo che il principio base che vogliamo raggiungere è quello di realizzare un museo accogliente, un museo per tutti.